Estorsioni aggravate in corso Calatafimi a Palermo. 3 arresti. Il video dei carabinieri. Il pizzo per pagare lo stipendio ai carcerati. Ecco qui, nel video registrato dai carabinieri di Palermo, il corso Calatafimi. Apparentemente una passeggiata turistica. A bordo della pattuglia la telecamera immortala la zona teatro dell'ultimo caso, cristallizzato tra le pagine della cronaca nera, di estorsioni a danno di commercianti palermitani. L'inchiesta è scattata a seguito delle rivelazioni di Angelo Casano, il mafioso che si è pentito per amore. Una giovane donna posteggia l'automobile in Viale Regione Siciliana, quasi di fronte al Baby Luna. Lei è giù dall'auto e guarda verso il carcere di Pagliarelli. E saluta, è così ogni pomeriggio, per mesi. La donna è la compagna di un esattore del racket di Corso Calatafimi, Angelo Casano, che poi si pente per l'amore di lei. Ed è stato Casano a orientare e dirottare le indagini verso i 3 arrestati, suoi presunti successori nella riscossione del pizzo in Corso Calatafimi. Eccoli, sono loro 3, Enrico Scalavino, Filippo Annatelli e Santo Dell'Oglio. Sono presunti affiliati all'ammandamento di Pagliarelli e già detenuti, e i carabinieri gli hanno notificato la misura di custodia cautelare in carcere. Scalavino, Annatelli e Dell'Oglio risponderanno di estorsione aggravata dall'avere favorito la mafia. Tra il 2000 e il 2008 i 3 avrebbero taglieggiato alcuni commercianti in corso Calatafimi, tra cui un bar, una rivendita di detersivi e un negozio di mobili. Scalavino è accusato anche di violenza privata, allorché avrebbe minacciato il titolare di un negozio di alimentari per essere assunto al lavoro. Scalavino è stato assunto come magazziniere, poi il commerciante, costretto anche a pagare 1000 euro a Pasqua e a Natale per mantenere i carcerati, si è stancato e ha denunciato tutto. E così anche altre vittime delle estorsioni, fino alle manette.